Passiamo a vedere il video contributo del magistrato Ferdinando Imposimato, che è stato predisposto, credo, per la proiezione. Mentre si stava realizzando questa linea dell'alta velocità tra Napoli e Roma, cominciavano a scoppiare una serie di bombe messe dalla criminalità organizzata lungo il percorso. E quindi chiamai i capi della polizia, della criminal poll, dei carabinieri, della guardia di finanza. Alla fine di questa indagine lunga, che è durata 2 anni, mi venne prospettato questo imbroglio dell'alta velocità, un grande imbroglio, e mi venne descritto questo imbroglio in dei rapporti molto dettagliati, nei quali si diceva, primo, che il governo non si sa bene come, perché per quando aveva scelto 3 general contractor, l'IRI, l'ENI e la Fiat. Questi 3 general contractor però non facevano niente, perché si prendevano solo il 20% della somma destinata dal Ministero del Tesoro. Che facevano poi questi 3 general contractors? Appaltavano i lavori ad imprese che erano sempre le stesse. Queste imprese nemmeno facevano niente, prendevano l'altro 20%, quindi il 40%. Cioè non avevano operai, non avevano niente. A questo punto si davano gli appalti, subappalti a imprese della camorra e della mafia. Ma nemmeno le imprese della camorra e della mafia facevano niente, si prendevano pure loro la tangente, un altro 20%. Siamo arrivati allora, 20 più 20 più 20, siamo arrivati al 60%. Siamo arrivati alle imprese della mafia e della camorra. Ma imprese della mafia significa Totò Riina, cioè significa proprio le imprese della mafia, della mafia dei corleonesi, perché in questa inchiesta poi sono subentrati anche, e infatti io ho scritto nel libro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si erano accorti che negli appalti c'erano molte imprese della criminalità organizzata, le quali imprese però non è che avevano operai, ma subappaltavano a loro volta questi lavori ad altre imprese, si chiamano quindi gli appalti a cascata, fino a quando poi non si arrivava ai padroncini, cioè a delle piccole imprese che con il 10% dell'intera torta dovevano realizzare i lavori. Questi 10% non bastavano, per cui molti si chiedevano, ma com'è possibile? Questi hanno destinato 10.000 miliardi e i soldi non bastano, perché gli altri... Perché di questi 10.000 miliardi il 90% andava a finire a uomini politici, andava a finire alla Fiat che non faceva niente, all'IRI di cui il presidente poi è diventato Prodi, all'epoca prima di diventare presidente del Consiglio. E chi era il deus ex machina, l'uomo diabolico di questa, di tutta questa, diciamo, questa invenzione? Era la buonanima di Lorenzo Ricci. Allora, che cosa ha fatto questo Ricci? Ha nominato un garante dell'alta velocità. Chi era? Romano Prodi. Ma come? Lui doveva fare i lavori e poi lui doveva controllare se i lavori erano fatti bene. Controllore, controllare, conflitto di interessi. Non solo. Ma poi ha nominato un comitato nodi dell'alta velocità. Comitato nodi. Cioè le cose che non si capisce, quelle cose inventate di sana pianta. Chi faceva parte di questo comitato? Nodi, Susanna Agnelli. Quindi questa, cioè, che dovevano fare questi due enti inventati dalla immaginazione di Lorenzo Ricci? Dovevano controllare la compatibilità ambientale. Ma qui non è che abbiamo un rapporto conflittuale fra la criminalità organizzata e la mafia. Qui abbiamo un vero e proprio accordo, cioè la mafia, la camorra e l'andrangheta non è l'antistato, ma è un soggetto accettato, temuto, riconosciuto e rispettato dallo Stato. L'ho detto questo nel corso del mio intervento. Stavo lì con questo rapporto preparato non solo da me,
ma dei magistrati che erano nella commissione antimafia. Allora a un certo punto, che è successo? Improvvisamente hanno sciolto la legislatura, dopo 2 anni. Vi dico la verità, a distanza di tempo, secondo me l'hanno sciolto per evitare l'imbarazzo. Insomma, alla fine io mi sono trovato sotto il tiro incrociato della sinistra, del centro e della destra. L'unico, per la verità, che si salva in questa vicenda è la Rifondazione Comunista, questo lo devo dire, ma non perché lo dico io, perché l'hanno detto i carabinieri. Tutti mangiavano qui, in questa pappatoia, in questa crepa. Allora, ecco che io sono rimasto sconvolto. Allora io ho preso la relazione e l'ho portata da chi? Dal futuro Presidente del Consiglio, sono andato da Prodi. Per metterli in guardia, dico, guarda che qua si dice che qui lui era seduto. Beh, a un certo punto, mentre io parlavo, io stavo con altre 4 persone, lui si abbassava, a un certo punto è scomparso proprio. Come mai da noi l'alta velocità costa 4-5 volte quelle che costa in Francia e in Spagna, dove pure si prendono le mazzette? Attenzione, pure là se ne prendono le mazzette, però hanno il senso della misura. Come mai della mia denuncia se ne è occupata il Times, Le Monde, Le Figaro, i giornali tedeschi, francesi, eccetera, eccetera, e i giornali italiani non se ne sono occupati? Per forza, perché tutti i giornali italiani erano controllati dalle imprese che prendevano le mazzette nell'alta velocità, a cominciare purtroppo dalla Fiat, che controlla il Corriere della Sera, controlla l'Ansa, controlla la Stampa. La morale della favola è questa, che o voi difendete questo ambiente con tutte le vostre forze, cose che state facendo, per cui io mi compiaccio con voi, oppure non troverete altri. Si cerca prima di tutto di separarvi, di dividervi. Secondo, si cerca di far passare l'idea che l'alta velocità procura benessere e lavoro. Non è vero. In quel periodo in cui mi venne dato l'incarico di occuparmi non dell'alta velocità, ma di occuparmi della camorra in Campania, fu io che scelsi di dedicare un'apposita analisi, uno studio mirato alla vicenda dell'alta velocità. Perché? Perché c'erano stati diversi sindacalisti, operai e qualche raro giornalista che mi avevano detto che c'erano stati degli attentati a delle imprese che non erano imprese, diciamo, gradite alla camorra. Io intuii che nell'alta velocità si sarebbe riprodotto integralmente lo stesso fenomeno che già si era verificato per la terza corsia della Strada del Sole. Volevo capire le cose come andavano nel momento in cui avvenivano. Loro avevano toccato, diciamo, un nervo scoperto del rapporto mafia-politica-affari, e che il loro pericolo era molto aumentato rispetto al passato, perché occuparsi di mafia e occuparsi di droga non era nulla rispetto al problema degli appalti di opere pubbliche. Questa opera che si vuole fare in Val di Susa, cinicamente la si vuole realizzare per finanziare illecitamente partiti, camorra, delinquenza, corruzione, imprenditoria. È chiaro, no? Più chiaro di questo, mi pare. 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose, ancora nessuna verità, è mai possibile? No, la verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, credo ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato, o di frammenti dello Stato, con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA. Quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica
nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Beh, dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie.